Le famiglie, ad esempio, l'ultima delle cose che desiderano è che vengano definiti eroi. Ecco, le Paoline, il primo titolo, l'eroe di Nassiria, l'abbiamo cancellato subito. No, non perché, ma perché tradiva completamente il contenuto delle testimonianze. Io non è che ho scritto il libro, certamente l'ho scritto, ma ho intercettato, cercato naturalmente, decine e decine di testimonianze. Quello che più mi ha colpito è che ciascuna di queste persone interpellata a distanza di 10 anni aveva veramente nel cuore un grande desiderio di ritirare fuori, di parlare, di far conoscere quello che è stato, non solo questa persona, perché io non mi limiterei alla persona, ma alla testimonianza e all'energia che questa esperienza ha creato fuori e intende trasmettere ancora oggi. Perché l'altro passaggio che vale per entrambe le esperienze è che noi non vogliamo soltanto sì ricordare, ma non soltanto ricordare una persona, ma trarre da questa esperienza energia necessaria per restituire speranza a tanti ragazzi, ma a tanti adulti che poi la devono trasmettere ai ragazzi, perché qui c'entra molto anche il ruolo educativo dei genitori, dei nonni, eccetera eccetera, per dire a un bambino: ti racconto una storia, che può essere questa, ti racconto una storia affinché tu possa vivere la tua vita con l'intensità che questa persona ha vissuto. Io credo che non c'è regalo più bello che si possa fare.